Felice Regresso, figli della me, da lunedì a giovedì alle 15 su Twitch, gli approfondimenti, in più il nostro podcast Rifiuto Radicale, sì. E oggi andiamo a fare un'analisi su il disco dell'anno, punto di domanda, Club Dogo dei Club Dogo. Pensa che Club Dogo dei Club Dogo non si chiamava neanche il primo disco dei Club Dogo, pensa che esatto. Genialata, che è arrivato postumo. Ma guarda, allora, se iniziamo la discussione in questa maniera, già ti dico che per me il disco Club Dogo si chiama così per chiudere un cerchio. Chiudere un cerchio, e come il mio punto di vista è, tu sei, iconograficamente parlando, per Milano, ma non solo per Milano, per tanta gente della generazione successiva alla Golden Age del rap italiano, la cosa più importante che sia capitata in Italia. Proprio come gruppo, no? Che poi possono piacere o non piacere fondamentalmente i vari Mifist, ma anche semplicemente i Sacre Scuole, perché io poi lo butto nel calderone dei Dogo, anche se erano Sacre Scuole. No, no, diciamo che hanno portato veramente l'idea del rapper americano in un sistema molto più piccolo e provinciale come quello italiano. La velina, il calciatore, l'ospitata, la discoteca, lo zarro. Ma era un mondo dei truzzi che entravano a far parte del mondo. Io quando dico truzzi, raga, è come truzzi. Io non so come posso spiegare per i ragazzi di nuova generazione che cosa sono i truzzi, perché non avete Maranza. Questa distinzione. Maranza, no. Che ascoltavano la techno, no. E l'house. Ma no, i Maranza sono, i Maranza sono, è un genere definito. I Maranza vengono definiti marocchini o ragazzi di seconda generazione, che a Milano fanno determinate cose e si vestono in determinate cose. Allora, avete presente Rove? Ma una volta Rove era musicalmente, una volta musicalmente c'era una differenza più netta. Quindi se tu ascolta, bravo, i discotecari, però adesso in discoteca si ascolta il rap, quindi io devo trovare una definizione che sia adattabile anche nel 2024 per spiegarvi esattamente che anni erano. Ma io penso che tutti quanti voi, o comunque tanta dei ragazzi che seguono, che guarderanno questo video, sanno di cosa sto parlando, grazie Maglio, esatto. Perché in realtà questo è un disco che ha unito quattro generazioni. E si parla della generazione della Golden Age, la generazione di quelli subito dopo lo Step, quindi i Tamarri, la terza generazione è quella del 2016 e la quarta generazione che è quella del 2020, no? Esatto. Dei giovani, dei ragazzi di seconda generazione. Ecco, e diciamo che questa è una cosa vera, e devo dire purtroppo, l'ultimissima generazione che ha ascoltato il disco si poi divide in due branche. Quelli a cui interessa veramente il rap, l'hip hop, che magari segue anche l'underground, le gare di freestyle, eccetera, e allora Club Dogo magari conoscevano qualcosa e hanno preso la palla al balzo per ascoltarlo, e sono proprio quelli che gli piace il rap, e i ragazzi più drill, trap, diciamo alla Capo Plaza per intenderci come sound, o alla Rondo, che hanno ascoltato il disco perché l'anello di congiunzione era Gue, che magari ha fatto i featuring anche con i loro driller o trapper preferiti, allora di rimbalzo hanno provato ad ascoltarlo e magari. Quindi non per è piaciuto un perché vario Big Gang o un Rondo non conoscevano i Dogo? Non conoscevano i disco loro, di Dogo? Allora, io parlo del pubblico, okay, loro okay. Sì, perché sono artisti, quindi ci sta, che è chiaro che li conoscono, ma l'ascoltatore che non fa musica ma ascolta solo per attitudine, diciamo che tra i più giovani le due grandi macro categorie sono queste, e poi il resto è come dici tu, quattro generazioni. Quattro generazioni per difendere la terra come ninja, credo anche. Detto questo, tanta gente si è stupita dell'inserimento di Sfera Ebbasta all'interno del... Io leggerei in realtà dei commenti che abbiamo ricevuto, perché tanta gente è stata molto, anche nel fare delle critiche, molto interessanti. Nel senso che non c'è stato, come in vari dischi, dell'hating all'interno della reaction, c'è ben poca gente, ma sto parlando dei commenti che sono stati fatti sotto il video della nostra reaction, comunque collegati poi al disco dei Dogo, ma tanta gente ha fatto delle riflessioni che alcune sono interessanti, alcune secondo me lasciano un po' il tempo che trovano, proprio perché vengono fatte tramite supposizioni, o meglio, non hai vissuto quegli anni, non sei stato all'interno per capire quel tipo di scena in quegli anni, e quindi si suppone che determinate cose siano andate in quella maniera. Sni, nel senso, è una cosa che si fa, è una cosa giusta da fare, perché comunque se tu non hai un background e nessuno te l'ha spiegato, puoi avere un'opinione che poi puoi correggere, puoi anche correggere un'opinione quando ti accorgi che non avevi tutti i dati per fare una supposizione, un'ipotesi di reato, tra virgolette. So che non è piaciuta la strofa di Sfera a molti, ma la strofa di Sfera era forse l'unica, anche forse più di Elodie e più di Kazen, che per quanto le voglia bene a quella ragazza, non
è un po' troppo giovane per far parte di quel disco, ma anche lì, se ci pensi, andiamo per gradi, Sfera Ebbasta era sotto l'etichetta di Guè, è diventato gigante e ha segnato iconograficamente un cambiamento strutturale per il rap italiano, esattamente come hanno fatto i Dogo. Quindi chi meglio di Sfera Ebbasta a essere inserito in un disco così importante per la Guè? Poi ne parliamo di che disco è. E poi voglio dire una cosa su era sotto l'etichetta di Guè. Sì. Quindi cazzo, sei mio figlio, ti metto dentro. Io voglio dire una cosa sul il featuring. Marra, scusa, hai ragione. Io voglio dire una cosa sul featuring di Sfera Ebbasta e sulla strofa in sé di Sfera Ebbasta. Allora, il featuring è assolutamente legittimo, poiché, come dice Fada, intanto l'aveva talent scoutato Guè in un certo qual modo. Sì, cioè, Marra, però l'etichetta era quella. Okay. Seconda cosa, a parte le dinamiche di mercato, a livello di trap italiana è l'unico veramente internazionale, è l'unico veramente che flexa, è l'unico veramente che ha trovato il suo mood e quindi può piacerti o non piacerti, è giusto che ci sta. Poi nell'ottica di Club Dogo, di fare un disco con solo le eccellenze, le Sfera Ebbasta è un'eccellenza italiana. Ma come un'eccellenza italiana, che cazzo ne so, la pizza lievitata a 180 ore che poi è una cingomma, può anche non piacerti, ma è un'eccellenza. Poi, altre due robe. La strofa in sé di Sfera non mi è piaciuta, perché? Perché è quella classica roba alla Sfera, appunto classica, basic, con l'autotune a palla, il timbro nasale alto, eccetera. Ma non poteva fare altrimenti, doveva dare la sua impronta riconoscibile in un disco che non poteva mettersi a rappare Sfera di fianco a Guè e Jake. Ma che cazzo stai a fa'? Fai il tuo, che tanto sei lì per quello. Ma poi sei stato dignitosamente. Hai creato tutto un movimento con quella roba, perché fare una roba che non ti appartiene? No, è giusto, hai messo la tua firma al tuo modo, che è quello per cui sei diventato quello che sei, quindi totalmente legittimo. Sto dicendo che mi piace? No, sto dicendo che è giusto, ha senso ed è legittimo. Ultima cosa, e tanto hanno sottolineato questa roba qua, la strofa di, mi sembra, Jay, che diceva mischiavate lo sciroppo, intanto l'hip hop è morto. E tanti hanno scritto sotto, però il featuring te l'hai fatto. E allora io vi dico una roba. Sei un babbo. Io non sarò io a difendere Guè e Jake, non hanno bisogno della mia difesa, anzi, sapete che se posso rompere i coglioni, io rompo i coglioni. Però, a differenza di altri, parliamo di scooteroni, Guè, Marra, mettiamoci dentro anche Jake, perché comunque facciamo finta che con Guè ideologicamente ci fosse, potrebbe esserci anche Jake. Ma tu hai fatto scooteroni, sì, hai fatto la grattata commerciale, sì, ti sei aperto a un pubblico trap più giovane, sì. Ma non hai mai smesso parallelamente di fare rap? Il discorso era, secondo me, quelli che per farsi le tancine colorate e scorreggiare sul microfono in autotune si sono dimenticati di rappare, si sono dimenticati di fare le barre, si sono dimenticati di mettere i concetti. Che se andiamo a prendere tutti i dischi di Guè o tutti i dischi di Jake, parte le parti in reggaeton, che sono usciti anche mentre facevano le zarrate e le commercialate, perché per loro è lavoro, comunque rappavano e hanno sempre rappato. Quindi magari loro potevano dirlo questa cosa qua senza correre troppo è totalmente sbagliato il rivolgersi a Sfera in quel caso, perché loro non ce l'hanno con Sfera, loro ce l'hanno con altri. Non ce l'hanno, non ha detto mischiavi lo sciroppo e hai distrutto l'hip hop. No, mischiavate lo sciroppo e intanto l'hip hop è morto. Che tutti, cosa vuol dire? I vari cloni, i vari Jeffrey, ma i vari anche semplicemente i vari personaggi che potevano fare qualcosa, potevano insegnare, avrebbero dovuto insegnare, ma non lo hanno fatto. Quindi cosa succede? Che l'hip hop è morto nel momento in cui tutti dicevano che era hip hop la roba che faceva Sfera, proprio per l'errore dell'usare le parole. Ok, esatto, anche perché poi Sfera nell'ultimo disco l'hip hop l'ha fatto vedere con la sua capacità, con la sua attitudine, con quello che sono le sue anche defiance su certe cose, ma chi se ne fotte. Però l'hip hop te l'ha fatto vedere. Comunque la cultura Sfera, sembra strano, ma ce l'ha. Alla fine è partito anche lui dai graffiti, che poi abbia sempre un suono più trap, giovane, rispetto ai Club Dogo, dico giovane,
ok, però era quello che volevate, fino a ieri me lo pompavate, mi rompevate il cazzo come vi dicevo che faceva cagare. No, ma hai detto bene anche l'altra volta che dicevi, cazzo, hanno fatto scooteroni e adesso non vi va bene che hanno messo Sfera nel disco. Ma raga, in 20 anni si è evoluto tutto qua, nel bene o nel male, che vi piaccia o non vi piaccia, si è evoluto tutto. E non fai il purista per forza e dire, ah, non doveva esserci Sfera, doveva esserci Noize. Non fai il purista per forza, o non fai il ragazzino per forza dicendo, ah, volevo più featuring perché volevo ascoltare di più. Li hanno fatti in 20 anni i featuring, li hanno già fatti con tutti i featuring, questo il disco loro. Questo disco, e lo dico prendendomi la responsabilità di quello che dico, è zero marketing, perché se avessero voluto fare il marketing avrebbero realmente avrebbero fatto 10. Volevano fare il marketing, avrebbero fatto 10, riempiendolo di featuring, più gente possibile per far più noi, ma non gli fregava un cazzo, perché semplicemente dire, arrivano i Dogo, riempire 10 date a Milano, non ti serve mettere i featuring. L'hype l'hai fatto soltanto col tuo cazzo di nome. Sono lì per te, e i featuring che hai messi, li hai messi perché Marra praticamente è sempre stato un Dogo, però cane sciolto, quindi va bene, l'hai messo, uno perché miglior penna d'Italia, due perché per lo stesso discorso per cui hai messo Sfera. Sfera faceva parte proprio di quella Dogo Gang, però ti dico, Sfera perché è la trap internazionale, Marra perché insieme a loro è la vecchia scuola ed è il number one in Italia come mainstream, quindi ha assolutamente senso. Poi hai messo Elodie perché che cazzo, una fregna mettila dentro che canta bene, no? No, ti spiego perché hanno messo Elodie. Elodie è stata esattamente come in ogni anno dei Dogo, la voce pop più potente del momento è stata inserita. Come in tutti i dischi dei Dogo, non c'è un disco dei Dogo dove manca un featuring con una donna che è l'ara più forte pop del momento è inserita. Quindi anche lì è una cazzata. Elodie doveva starci come ci sono stati tutti quanti, perché tutti gli anni, tutte le uscite dei Dogo avevano almeno un featuring con una donna o un uomo king del pop in quel momento. Esatto, alla fine c'era anche coso, Ethnics che gli faceva Kiddo che gli faceva i ritornelloni, quindi questa sonorità che andava un po' a sgrezzare il ritornello rappato grezzo, che a me piace tantissimo. Perché? Perché il Dogo è per la gente. E qua un altro punto da affrontare. Sì. Tanta gente ha detto, però mancavano le zarrate, mancavano le autopiste, mancavano i pezzi con i synth, quelli da... Ma meno male, dico io. Ma perché? L'hanno fatto per 6 dischi, perdonami. Perché? Perché è vero che il Dogo è per la gente e la gente erano i Tamarri e i Tamarri ascoltavano la musica zarra da autopiste, da baracche, va bene? Però questo era un disco dove si ritornava dopo tot mila anni, si ritornava in un periodo di appiattimento musicale nel mainstream da per quello che riguardava l'hip hop, hanno fatto un disco boom bap. E magari se adesso ricominciano a fare i dischi, magari è capace che rifanno tutta il percorso. Però per ritornare, non dico di rifare, non è Mi Fiste parte 2, perché non potrebbe mai esserlo. Non hanno nemmeno 20 anni. Esatto, la foto che hai 20 anni non ce l'hai la fotta. Però è giusto, hanno fatto un disco boom bap, hanno messo gli scratch, hanno rappato. Ok, quindi meno male che non c'era la zarrata. Perché? Perché era un disco serio. Ora, una delle critiche, due critiche secondo me che hanno senso fare, e non sono critiche mie ma prese dal web, è questa roba qua è figo, è bello, è boom bap, è molto autocelebrativo, anzi è solo praticamente, parlano di loro, dell'autocelebrazione, della milanesità vissuta, manca in realtà una vera e propria hit banger, se ci fai caso. Era molto figo tutto, però sai, tu ne hai bisogno? Questa è una delle La gente ne ha bisogno di hitbanger di due cinquantenni che fanno l'hip hop. Dillo, J-Ax, ma che cazzo vuoi? Ma infatti J-Ax fa pop ed è quella roba lì. Cioè, va bene, quando vuole poi si ricorda. Quando che vuole, se vuole rappare, fa il raduno, sì. ma hitbanger non te la fa neanche J-Ax. Sì. No, ecco, questa cosa era manca la hitbanger. Io ti dico, manca la hitbanger, però è un bel disco hip hop. E se tu cerchi un sound hip hop, un sound figo, una roba boom bap, mafia del boom bap, già che il disco, una delle prime due, si chiama Mafia del boom bap, hai già capito qual è il mood. E se non ti piace quel mood lì, mi dispiace per te, perché ti vai a negare
quella che è un attimo l'origine di tutto quello che poi è arrivato dopo. Ed è figo il campione, è figo il prendere il campione, trasformarlo. Anche loro che si sono ricitati da soli e ricampionati da sola, modificando un campione che avevano già usato. Cioè, è bello questa cosa. Il concept è molto figo. Cioè, quindi volevi una roba più trap, volevi una roba più zarra, volevi cosa? Volevi rovinare un bel disco hip hop, volevi la commercialata, la tamarrata, lo stesso motivo per cui poi si sono sciolti. Volevi rovinare un bel disco hip hop, bravo. Volevi rovinare un bel disco hip hop, perché? Perché poi il dogo è per la gente, per andare incontro alla gente, i dischi hanno sempre fatto più schifo e si sono sciolti. Io non deve comandare la gente. Chi ha Paramount di voi? Chi ha Paramount di voi avrà visto che ultimamente sono usciti due film di South Park, perché il tipo che fa South Park ormai non gliene frega più un cazzo di fare le puntate, quindi ha iniziato a fare i film. In uno dei due c'è un... ovviamente un bellissimo attacco a OnlyFans, eccetera, eccetera. Proprio fatto tutto su quello, no? Ma in un altro c'è dove Cartman diventa una donna di colore in un universo parallelo fatto soltanto da gente che odia il patriarcato. Che ora, bello, voglio vederlo. La storia è talmente intricata e complessa, bravo Manhattan, la storia è talmente complicata e complessa dove Cartman switcha in questo universo alternativo perché, bravo, attacco la Disney, perché la tipa che della Disney ha distrutto la Disney facendo tipo la roba incredibile, sì, no? Tutto ormai woke, tutto quell'universo lì di scontro del patriarcato, eccetera, eccetera. E hanno sbagliato target. E allora si diceva che la tipa vera è andata a finire nell'universo alternativo e Cartman è stato ritirato, ma in realtà nell'universo alternativo era Cartman la tipa vera, al contrario. Un macello, guardatelo. E fondamentalmente l'attacco, adesso la chiudo, sì. Fondamentalmente l'attacco era il potere ai commenti non va dato, perché bravo, tu vuoi dare la vinta a tutti i commenti e in realtà ti distruggi. Se tu hai fatto successo, se tu sei diventato, se te piaci alla gente per il tuo modo di essere e lo modifichi cambiando soltanto perché quello ti dice no, devi inserire questa, no, devi inserire... Io, Jake, una donna di colore di 20 anni col culone che twerka invece di Jake dei Club Dogo, non lo voglio. Io voglio Jake che mi dice che gli piace la fregna e che va in giro a vendere le panette anche se non è vero. Quello voglio io. Quello no, voglio ma io. Ti ricordi che mi avevi già fatto vedere una roba del genere su Star Wars, mi sembra? Sì, del sì, team di Star Wars, che guardava i commenti della community e ogni volta veniva sempre la merda. Allora, io per citare una roba proprio Disney, proprio Disney. Per citare una roba che hanno visto tutti, è un po' più old school anche quella, puntata dei Simpson, ok? Che adesso magari non fanno più ridere, però hanno fatto la storia del... E le prime 14 stagioni erano... Vabbè, hanno fatto scuola a tutti i programmi, basta, tipo South Park, eccetera, eccetera, quindi basta, di che cazzo, quindi, parliamo? Onore al merito ai Simpson. Quando il fratello di Homer, che è arrivato, mega miliardario, bla bla bla, gli dice: Homer, io faccio le macchine di lavoro, voglio darti fiducia, creami la macchina come piace a te, perché tu sei l'uomo della strada, tu sei l'uomo medio, e voglio ascoltare tutto quello che ti piace, non avere limiti. E allora, io a me piace questo, deve essere così, così, così. Arriva la Homer Mobile ed era una merda, e il tipo fallisce da miliardario, va sul lastrico, perché aveva messo la cupola di Batman, tutte le minchiate. Allora, se tu, artista, inizi a ascoltare il commento e la saccenza dall'alto di un profilo fake di un tredicenne, con tutto rispetto per i ragazzi che diventeranno la nuova classe dominante un giorno. Sono piccoli. Però siete piccoli, non sapete cos'è bello e non sapete neanche cosa vi piace veramente. Semplicemente vi piace quello che già vi danno, ma quello che già vi danno è già un surrogato, quindi non potete, dovete prendere l'arte, ascoltarla, se non vi piace metterla da parte e riascoltarla tra un paio d'anni per vedere se veramente non vi piaceva o veramente non eravate pronti. Non dovete rompere il cazzo di artisti, se no succede che poi la gente trova la gente forte, la porta nelle etichette e le etichette hanno un prodotto della Madonna e dicono però il mercato vorrebbe questo, però il mercato vorrebbe quello, e ci siamo ritrovati la sirenetta nera obesa, ok? Che comunque, ecco, la sirenetta di colore obesa. Sì, che ti dai le codate in faccia, pa pa pa. Voglia di pesce a tutte e due. Adesso chiudo quel discorso, sì, sì. Disney. Il discorso Disney ha sbagliato target, perché
i film Disney riguardano le famiglie con i bambini, ok? E quindi non devi imbastardire le vecchie storie, devi creare nuove storie con nuovi personaggi, esatto, se vuoi includere, esatto, altre persone. Non devi oppure rompere il cazzo, ti inventi lo Spider-Man nero con Miles Morales, che è un figo incredibile. Ma Spider-Man creato, cioè, sono andati, ce n'erano tanti, c'era il Ragno Rosso, c'era, infatti, cioè, hai una lore che ti concede, non è che dici, non è che dici, ah no raga, un attimo, Peter Parker non è mai stato bianco, non è così, devi dire ok, passo il costume a un ragazzo universo parallelo, comunque, e poi lo crei figo, ma e può tanta essere gente anche e tanta gente preferisce Miles Morales allo Spider-Man, cioè, normale, ha più senso un ragno Peter nero. Parker ma ha più senso, Peter Parker era un ammorbamento di coglioni, a me piaceva l'uomo ragno di perché... merda. No, ma a me piaceva l'uomo ragno perché era un bambino, l'uomo ragno è figo, ma il personaggio Peter Parker è uno sfigato allucinante, deprimente, sì, proprio Peter Parker, lui, raga, Miles Morales, scusami tutta la vita Miles Morales, perdonami, quei gang signs. E poi l'uomo ragno è hip hop, cioè, se capito, cioè... Esatto, esatto. Ah, che nero. Ma poi, capito, levo la maschera, passo il testimone a un altro, no? Come potrebbe essere il punitore? Detto ciò, col rap è la stessa cosa. Se voi andate da Rondo, che aveva fatto la hit Shakerando, e l'avete fatto fallire perché ha detto no, no, Rondo, Mondo, detto... no, fermo, non è no, Rondo. Scusate, Miles Morales, dai. Rove, no, Rondo, Rove. Questi sono i rovi che Shakerando. Con le punte. Se voi andate da Rove e dire, bella Shakerando, però in Francia sono tutti malandrini, devi fare malandrino anche tu, l'avete fatto fallire. L'avete fatto fallire. Era così bravo. Esatto, ma perché può essere non semplicemente tornato, una roba di... Sta riprovando a fare Shakerà, non riesce più. Perché? Perché ormai l'avete fatto fallire. E non è una cosa scelta magari dall'etichetta, semplicemente anche dal fatto che tu leggi i commenti, vuoi cercare di diventare sempre più grande per un pubblico più grande, però sbagli. Arcade Boys non è mai cambiato se non perché ci hanno obbligato a farlo per le parolacce? Non c'è mai cambiato perché ci hanno... A meno che non abbiano obbligato, ma proprio a livello di soldi, nel senso che non prendevamo soldi. Ci hanno obbligato perché gli sponsor di YouTube, cioè, esatto, la pubblicità di YouTube ti demonetizza il video. E se quindi abbiamo cambiato. Ma poi cambiando, noi abbiamo anche capito che il linguaggio cambiato in questa maniera è molto più incisivo che una parolaccia. Perché se dici la parolaccia e basta, ridi o comunque non ti prendono. Non ti prendono nemmeno sul serio, magari le persone a cui fai le critiche, perché pensano che sia tu sia soltanto un babbo che urla. Quando poi inizi a fare delle critiche più precise, si incazzano di più. Fidatevi, si incazzano molto di più. Cioè, c'è gente che ci scrive più incazzata adesso, artisti grandi, quando diciamo determinate cose, perché sanno esattamente che abbiamo detto le cose come stanno, piuttosto che quando dice parolacce, perché quando diceva le parolacce dicevano, ah vabbè, ma sono dei coglioni. Adesso non sai più che siamo dei coglioni. Le faccette, i balletti, va bene, far ridere, però poi non ascolti quello che dico. Ridi perché non urlo più, non mi rompo più le robe in testa. Io sono ancora uno sclerato pazzo figlio di puttana, non chiudiamo il discorso, dai, chiudiamo il discorso e torniamo sui Dogo. Un'altra cosa dei Dogo, altra ultima, tu l'ultima critica è quella che poi io avevo accennato già nella prima ascolto, e qua ci sono c'è veramente una spaccatura, che è la parte politica. Sì. Allora, la parte politica è, a parte Inoki ieri sera che ha detto non avete preso posizioni su Gaza, non sono gli unici Inoki, noi l'abbiamo fatto, tu l'hai fatto, altri hanno preferito non farlo, però magari uno piuttosto che perdere il lavoro. Oh, ma semplicemente perché non conosci la situazione, o perché semplicemente magari gli piace il fatto che bombardino Gaza, ma che cazzo. Oh, ma magari io la villetta sulla striscia di Gaza, magari stanno già cercando di fare il business, hai capito. Allora, cosa succede? Io questa cosa l'ho detta appena sentito il disco, senza parlare di Gaza, ho detto, ah, però, a me una roba che piaceva tantissimo dei Dogo era la parte comba. Era la parte quando mi citavano Mani Pulite, era la parte quando mi dicevano però il politico è Totorina, è di qua e di là. A me quella cosa piaceva, perché? Perché non era il rap autocelebrativo, gangsta, fighissimo, fino a se stesso, che si parla addosso, ma diceva io comunque vengo da questo. Al di là della parte del background centro sociale, sinistroide, anarchico, che così accontentiamo tutti, a me piaceva quella roba lì. E in questo disco non l'ho trovata. E secondo me era una parte distintiva dei Dogo. Perché anche nei featuring fighi loro arrivavano con quelle robe lì. E anche se non era una canzone politica spiegone, però una o due barre più o meno ce la mettevano sempre. A me piaceva un sacco quella cosa. Non l'ho ritrovata in questo disco, forse perché volevano concentrarsi più sul fatto che si erano riuniti. Però un po' cazzo mi spiace. Ecco, questa è una critica che io posso condividere.
Io su questa idea qua invece non l'ho trovata così incisiva perché non mi aspettavo del combat dopo 25 anni di... Cioè, la roba combat in questo momento è quello che hanno detto loro. Si parla di rap, si parla di musica, si parla del mercato che è cambiato. Perché loro in 20 anni, quanto è passato, quello hanno vissuto. Cioè, Jake, non ti potrà mai parlare di Gaza se vive in Svizzera e si fa fare i bucchini da 40 mignotte, capisci? Non gli interessa Gaza, poteva parlartene di Dubai, poteva parlarne magari 20 anni fa, che non aveva una vita che lo sposta. Quella roba la cerchi non dai Dogo, la devi cercare da tutti i ragazzi di nuova generazione, o comunque tutti i ragazzi che escono nell'underground. E per quanto voglia bene Inoki, so che ogni tanto sclera e dice le minchiate quando magari è un po' pieno, guarda, roba che magari pensa davvero, sì, però diciamo poi se ci riflette un attimo, allora sicuramente Inoki al posto di Gue e Jake l'avrebbe detto, ma Inoki è Inoki. Sì, ma Inoki è sempre stato politicamente connotato, guardate le live che ha fatto da noi. Ed è una cosa che o con gli anni la lasci andare perché non te ne occupi più, come in questo caso, io ti dico... Scusami, perché nessuno ha detto però che il buon... D'Argen, che il buon D'Argen a X Factor in prima serata ha mandato una stoccata incredibile agli amici. Agli amici, nessuno ha detto, eppure faceva parte di quella cricca. Come mai, raga? Cioè, magari lo fai, magari non lo fai nelle canzoni, magari lo fai in altro. Stiamo vendendo. Fai allo stadio litigando con Salvini. Sto vendendo, e poi sarebbe una cosa totalmente ferma e fissa in un periodo storico. Cioè, tu il disco non doveva uscire per un periodo, perché se è l'ultimo disco dei Dogo. Porca puttana, ed è l'ultimo disco dei Dogo, perché non ne faranno altri, perché sanno benissimo anche... Guarda, chi lo sa, Dani, chi lo sa, però se io fossi loro, e te lo dico, se io fossi loro, questo deve essere l'ultimo disco, poi tutto il resto deve essere progetti nuovi, perché l'ultimo disco è giusto che sia questo, è giusto che abbia chiuso un ciclo. Il disco dei Dogo, se voi li ascoltate tutti di seguito, capite, ma dovete ascoltare, prendervi una sera e ascoltarvi, è come guardarvi una cazzo di serie in televisione, ve la dovete guardare tutta d'un fiato. E sì, adesso fine... abbiamo fatto tutte le reaction apposta, perché poi quando usciva il disco si potevano riguardare tutte di fila, ti fai la maratona. Eh sì, ti fai la maratona, te lo guardi fino alla fine e alla fine capisci che questo disco non sfigura con gli altri, anzi forse è anche nettamente superiore agli ultimi due. Okay. Grazie al cazzo. Nettamente superiore agli ultimi due. Perché grazie al cazzo, Barro? Non è scontato grazie al cazzo. Perché non è commerciale perché per nulla. Sono passati 20 anni. Ma non è commerciale per nulla. Ma sì, io, al di là di quello, sono passati 20 anni, hanno preso una coscienza musicale e la commercialata la fanno nei singoli. Non la fanno in un disco importante, bravo. Di chiusura di carriera. Bravo, bravo. O comunque di rinnovo di carriera. Perché la reunion magari non fanno più dischi. Magari sì. Però comunque dici, ok, i Dogo ci sono ancora. Sono tornati, quando vogliamo facciamo il panico. Va bene. E sai perché non è commerciale questo disco? Intanto per le sonorità. E ripeto, sono contento che adesso la radio è obbligata a passare una sonorità che non è commerciale, inculatevi. Sono contentissimo e di questo ai Dogo dobbiamo solo dire grazie. Seconda cosa, non ci sono le commercialate finisse plastica. Raga, qual era quella canzone di Autotune che era Mary dei Gemelli Diversi nell'ultimo disco? Imbarazzante. No, non avrò rimosso. Lucia, come si chiamava, ragazzi? Aiutatemi in chat. Lisa. Raga, quella canzone era imbarazzante. Avevo vergogna io ad ascoltarla. Sì, quello si chiama, raga, cringe. Questa cosa di provare vergogna ad ascoltare è cringe. Ma non voglio dire cringe. Ma io voglio parlare italiano. Però, quando usiamo una definizione precisa, abbiamo una parola che lo descrive. Raga, e c'è gente che mi dice: no, a me quella canzone. Certo, perché avevi 12 anni e c'era quello. Però, raga, riascoltando tutto quello che era prima, capisci che era una canzone plastica, fatta su misura, a tavolino, per un target. Prendiamo la ragazzina con i problemi, mettiamogli l'autotune. Una cosa che ha fatto accapponare la pelle delle palle. Ok, in questo disco, grazie a Gesù Cristo, non c'era niente del genere. Era bellissimo questo disco. Detto ciò, non mi ricordavo ci fossero le papere, ma mi ricordo esattamente il momento in cui le abbiamo sentite. Guarda, le papere, c'erano le papere. Sì. C'erano le papere.
Detto ciò, in questo disco è uscito in contemporanea con tanti altri dischi veramente underground hip hop, quindi questa sonorità c'è sempre stata, anche un po' più figa e anche un po' più hardcore, per citare Fast Cut con Dead Poets 4, e il 3, e il 2, e l'1, e tutti i dischi di altra gente. Adria Costa ancora adesso sforna delle mine hip hop incredibili e imbarazzanti per tutti gli altri. Cioè, e non è che possiamo fare Next Cassel, raga. Next Cassel è uscito qualche settimana fa. Non è che ha fatto la merda, raga. Anzi, e non è che ogni cosa di Adria Costa adesso possiamo fargli la reaction che ce la guardiamo in quattro stronzi, perché quello è hip hop underground. Però ogni tanto la nominiamo, così almeno il nostro lo facciamo. Andatevi a sentire anche che cos'è e da dove nasce e cos'è la mentalità. No, ma neanche QVC10 è ai livelli del... No, no, quello è già sperimentare, è già Willy Peyote, capito? Che comunque ha delle sonorità, l'ultimo di Rancore, non è già più rap. Tutta roba bellissima. Bellissima, ma... Una roba musicalmente... eccelsa per quello che è l'Italia adesso. L'ultimo QVC10 musicalmente è veramente figo. Poi non è hardcore, non è randellate sui denti, non ti piace, però è veramente musicalmente ricercato e fatto bene. Quindi la roba bella c'è sempre. Se aspettate che ve la dà S Magazine, però avete sempre messo sui quattro cazzate. Salutami S Magazine, perché ormai non è così influente nel mondo. Adesso no, c'è altro di influenza. Lo dico come meme, perché per un certo periodo di tempo era l'unico punto di riferimento. Ormai non è più così. Leggo, però, leggo Sacrosanto mille volte meglio di Club Dog, però Sacrosanto è totalmente diverso dai Club Dog. Sacrosanto è un disco da produrre. Cioè, non possiamo mettervi... Raga, allora, porco di quel cazzo. Di un disco di... Cioè, io non so se parlo... Come dire, 9.50 con il disco solista di che cazzo 950 Mephist. 950 Mephist. Cazzo vuol dire? Più o meno siamo lì. Cioè, non puoi mettere, quello è un disco di un producer che con dentro mille cristiani, quell'altro mille è un disco diversi, di una band. Diversi. Cioè, non lo puoi mettere vicini. No, no, ma non c'entra niente. Cioè, hip hop non è che puoi dire che quello è solo hip hop. Cioè, hip hop è hip hop. Cioè, c'è 10. Io e Barlo siamo due uomini, ma abbiamo dei pensieri differenti, porca puttana merda. Se non si capisce la base, che ogni cosa, ogni progetto è differente, soprattutto fatto da persone diverse, è differente, allora abbiamo un problema. Cioè, io e Fada siamo fratelli, però lui non crede nell'amore, non crede nella magia, però il mana per le spelle vuole il pezzo di merda. Perché quello è un codice binario. Il mana per le spelle va bene, parlo di magia, no, i riti, no, cazzate. Intanto te l'ho fatta scoppiare la cestifelle. Sì. Con la magia nera in diretta. Brutto, allora... Questo Pogba. Senti... Detto questo, parliamo un attimo anche di Inoki, che effettivamente è importante anche questa cosa. Contestualizziamo Inoki. Raga, Inoki, quando ha voglia di divertirsi delle minchiate, le dice. E devono rimanere lì. E porca puttana. Poi magari può anche insinuarti. Può anche insinuarti il dubbio all'interno. Cioè, cazzo, ma non ha parlato di Gaza, perché non ha parlato di Gaza? Ma ci sta. Due robe su Gaza. Intanto, Inoki stamattina si è svegliata e ha detto: sì, vabbè, ubriaco, ho detto le cose col culo, però le pensavo veramente. Il succo è questo. Io non ho manco visto stato, sono dormito alle 10:30 ieri. No, io perché le ho viste stamattina, anch'io vado a letto presto, perché mi alzo alle 6. Faccio le storie con l'alba, ho fatto le storie stamattina. Ho visto, bellissimo. Allora, raga, sembrava l'intervista di Lucchè, con tutta la luce dietro. Poi, raga, io vi devo prendere a calci in culo. Ma è possibile che guardate i reel e decontestualizzate le cose che dice la gente? Io adesso ormai ci gioco su sta cosa. Poi si è fatto il classico. Ormai io gioco su sta roba. Ormai so che siete dei ritardatari. E arrivate molto in ritardo. E quindi... Vi do le robe. Vabbè, ormai metto così, faccio finta e poi scrivo sotto. Legiti, guardi la cosa integrale. Però come minchia fai a pensare che... Reel tardati. Sì. Grande fumaci. Bellissimo. Grande, siete reel tardati, raga. Reel tardati. Cioè, non allora, riuscite a contestualizzare le cose. Dico due robe. Vai. Intanto Inoki la mattina si è svegliato e ha detto: sì, io, raga, confermo tutto quello che ho detto. Perché in un disco così importante avevi delle responsabilità, l'hip hop, la cultura, la politica non c'era. Lui ha detto Gaza, però... Quello che ho detto anch'io, Inoki ha detto col culo, però è una posizione, cioè è un modo di vedere questo tipo di cultura, certo. Va bene? Poi puoi farlo o non farlo, poi ti può piacere o non piacere,
puoi dire Inoki era ubriaco, sì, però tanto le cose che dice ubriaco te le dico poi il giorno dopo da sano, ma se quello volevo dirti te l'ho detto, boh, fine. L'altra cosa, aspetta, finiamo questa cosa. Raga, Inoki è l'unica roba che può parlare, è l'unico che può parlare di questa cosa qua. Cioè, né io né Barlo. Cioè, io e Barlo, che siamo dei gente che commenta, non possiamo dire, cioè, non abbiamo diritto a dire queste cose, perché loro la cultura l'hanno vissuta e l'hanno fatta a 360 gradi, l'hanno fatta, erano all'interno. E se Inoki ha la parte combat più come Barlo, no? Più. Che la... ci tiene di più. Ma cazzo, ma lui è uno dei pochi che ne può dire. Da anni in Italia, nel rap, nell'hip hop, cioè avevamo DJ Graf che smattava per ogni cosa, avevamo Inoki che smatta per ogni cosa, abbiamo Caos che impazziva per qualsiasi cosa. Se per sbaglio mettevi una nota in maggiore ed era un po' orecchiabile, era hip hop e Caos ti blastava. Quindi è una roba che esiste ed è giusto, si crea discussione e si parla di cultura. Non si può andare contro a partito preso. Sì, puoi dire vabbè, Inoki hai detto una minchiata, io la penso in un'altra maniera, ma questo è crea discussione, non è il dissing fatto da Paolo Meneguzzi che parla di rap che non ne sa un cazzo, o di Bugo che fa il verso a Lazza prendendolo per il culo, rendendosi ridicolo. Qua si parla di gente che è all'interno di una situazione e sta parlando di hip hop, porco Dio, finalmente. Oh, detto cosa, un'altra roba. Gaza, hai 60 anni che c'è sta Gaza, mo va di moda, siete tutti gazzelle, va bene. Ci sono una cosa come 350 guerre in tutto il mondo, 348 ci sono dentro gli Stati Uniti. Basta solo le guerre che vanno di moda. Prima era la moda l'Ucraina, adesso è moda Gaza, cioè in Siria continuano a bombardare, in Africa ci sono le guerre civili. È cominciata una piccola guerra dove ci hanno bombardato le navi, ma nessuno ha detto niente. Ma tranquilli, raga, tra qualche mese la vedremo, Perché io vi ricordo che qualche settimana fa hanno bombardato dei cazzo di navi italiane e ne stiamo mandando altrettante. Proprio dall'altra parte, cioè proprio a due passi. Vabbè, ma tranquilli, parlate della Ferragni e della Lucarelli che ci divertiamo di più. Detto ciò, anche lì va bene i temi più scottanti, però se sei pacifista lo sai per tutti, non solo per chi, ok. Boh, detto ciò, disco di Dogo, c'erano gli Scratch. Ma che cazzo volete? Inoki, non hai neanche detto bravo che hai messo gli Scratch, in realtà c'aveva solo con Gue. Come al solito. Vabbè, perché c'hanno i cazzi loro, vabbè. È come noi quando rompiamo il cazzo a chiunque perché ci siamo sui coglioni. Cioè, io non perdo il perdono e non dimentico. Non perdo occasione di rompere il cazzo a Gali, ma perché mi diverte. Però lui, vedi, lui fa le storie. Contro di con me, un panino del McDonald's e una scarpa di Gucci. Dice, oh, no, la meme, guerra. Il meme che mi ha fatto fuggire l'altro giorno. È quello dei Nuggets. Sì. Mi sono rotolato, era alle 2, mi sono rotolato. Che cazzo vuoi? Portami i Nuggets. Io ci sono stato in Israele, i telegiornali mi fanno sapere, solo vedere una parte, sì, vabbè, ma questa poi non è il tempo e il luogo di parlare di questa. Guardate l'intervista, l'ultima che abbiamo fatto, la penultima che abbiamo fatto al buon Kento. Al buon Kento, che c'è stato lì di persona. Che fa hip hop Kento, raga, ve lo ricordo. Ed è comunista, non è che come me che dite che siamo raga, fate l'università e ancora ripetete i meme, siete la futura classe dirigente e andate in giro a dire che siamo fasci, siete stupidi. All'università formano persone stupide, vi devono insegnare a pensare, non a imparare le cose a memoria per la verifica, siete stupidi. Ma io vi prendo cosa c'entra col Dogo, perdonami. Torniamo sull'argomento. E tanto tra 5 minuti stacchiamo perché io devo andare a farmare. Detto questo, no, beh, comunque adesso a parte gli scherzi, in realtà abbiamo abbastanza affrontato bene il tutto. Io chiudo una cosa. Per me, raga, che sono Fada, Arcade Boys, questo è veramente uno dei dischi che avrei sperato di poter ascoltare nel 2024. E in questo momento ha dettato uno standard. Tutto quello che ho sentito dopo quello. Devo ancora ascoltare quello di Sally Cruz, lo ascolteremo poi domani qua in live. Non è rap, va bene. Tutto quello che abbiamo ascoltato fino ad ora non ha rispettato le aspettative come l'ha fatto i Dogo. E non avevo aspettative. Cioè, mi ha curato, ma ha anche fissato uno standard. Ti ha respawnato? Mi ha fatto respawnare nel 2024. Dal 98 al 2023 mi sono respawnato. Ma...
in ritardo, diciamo che potevate... Un Real Arcade Tournament. Dovevate restarmi prima. Ma a un certo punto, adesso c'è uno standard. E quindi se vuoi fare il rap, devi fare il rap, me lo devi far bene. Tutto quello che viene dopo sarà tutto giù. Mi uscirà la versione deluxe di Sfera? Se non ha almeno quel tiro dei Dogo, non mi vale più un cazzo. Mi uscirà il disco... Vabbè, adesso poi dobbiamo ascoltare anche Coso che ha fatto... Sciocca con Clementino e poi c'è Murubutu. Poi dobbiamo ascoltare il pezzo con Murubutu. Però per quello è uno standard che in questo momento è stato toccato soltanto dal disco di Fascat. E neanche troppo, perché comunque il disco di Fascat è fatto con ragazzi molto giovani che rappano all'inizio e quindi hanno tutto un anche percorso da fare. C'è K.O. che ha spaccato il culo, lui è fantastico. Però c'è tutto questo percorso che possono ancora fare i ragazzi giovani. Il disco dei Dogo nel 2024, fatto da persone di più con più di 40 anni, secondo me è un disco che ha mangiato in culo a tutti. A tutti. Ti dico una roba su questo disco. Ha dato uno standard, hanno fatto apprezzare il boom bap anche a gente come Saki, come Baby Gang. Se ci fate caso, ultimamente c'è molto più hip hop e boom bap, scusate, anche da parte di gente come Plaza, sì, anche da parte di gente come Sfera. E questa è solo una cosa buona, perché si va a scremare la merda. E dobbiamo ringraziare Mr. Fini per queste cose. Mr. Fini, esatto. Lui ha dettato questo standard. Io sto veramente curioso, non voglio dire hype, perché l'hype è una roba da stupidi, perché poi con l'hype ti rovini. A meno che non sei Club Dogo. No, sai cos'è? L'hype ti rovina il prodotto, perché qualsiasi cosa ti danno poi ti aspettavi di più. Però non sei neanche tu. Dici, ma aspettavo di più, ma non sei neanche tu. Però cosa. Aspetta, questo è figlio dell'hype degli ultimi anni. L'hype vero è quello che hanno fatto i Dogo, dove non hanno promesso un cazzo perché non sapevi niente. Capito? Ti aspetti la grattata e quello è hype. Ascolta a me, io sono veramente curioso di sapere cosa farà Marrakesh. Ha due strade: da una parte fare i featuring con Malgioglio come l'ultima volta, Marrakesh, e dall'altra parte tornare a farci qualcosa di bello. Sì, sono d'accordo. Grazie. Sì, magari, secondo me un disco lo fa proprio spezzato a metà. E con tutto ciò si sono messi lì in una nicchia, perché ho fatto una roba un po' più horror, Salmo e Noiz, ricordiamocelo sempre, non così apprezzato come avrebbe dovuto essere, però hanno scelto coscientemente di fare una roba hardcore. Ma proprio perché non è stato apprezzato, perché era hardcore. Cioè, tu come fai a dire? Cioè, non puoi neanche paragonare Salmo e Noiz e i Dogo di questo disco. Sono due prodotti, nonostante siano hip hop. Sottogeneri. Raga, sono e basta che differenti. Della 38, perché secondo me non ne vale la pena. Dovrei fare un discorso molto ampio sul fatto per quale motivo non mi va di trattare la P38, ma non è qua il momento, come direbbe il buon professore. La Curo dice: c'è un abisso dentro i due dischi, ma per rispondere al ragazzo di prima si parla sempre di pop. Esatto, cioè poi è hip hop Willy Coyote, no? E hip hop Ernst, però mica Nerone, non vedo l'ora che faccio un disco. Io sono sicuro che Nerone quest'anno, se esce con un disco, io mi sborro in faccia. Vabbè, con l'ultima roba che ha fatto con Ernst era molto bello, ma anche quella che ha fatto prima di Ernst, ha fatto un disco solista che era dopo Gemini, ha fatto un'altra roba fortissima. Raga, Nerone super sottovalutato, raga, super sottovalutato. Sai che hanno fatto il disco in Subsonica? Sì, volevo sentirlo, ma proprio per una roba personale, perché voglio provare a farlo in live. Chi cazzo ci siamo? Io te la curo. Ma magari qualche tardona gotica. Io te la curo. Esatto. Dicevo, altra cosa che volevo affrontare era... aspetta, stavi parlando prima di una roba... Cazzo, mi hai detto, mi avevi dato un link importante, volevo aprirlo. Grazie, sono Stucci. Ah, vabbè, raga, per quelli che sono qua a guardare questa discussione, se volete subarvi potete farlo. Se volete su YouTube, e siete su YouTube e state guardando, abbiamo aperto le iscrizioni al canale, che costa 4,99 euro, e potete recuperarvi le reaction uscite ultimamente integrali, senza tagli e senza pubblicità. Quindi io vi consiglio e supportate. Anche perché noi siamo indipendenti, non abbiamo sponsor, non abbiamo niente di che, quindi questo canale indipendente
dipendente che dice sempre la verità, anche quando non ti piace, lo supportate voi. Se non volete darmi sti 5 euro puzzolenti perché magari ti devi comprare il fumo, e lo capisco, like che è gratis e il commento, perché le discussioni sotto il canale fottono l'algoritmo e fanno girare il canale a più persone. Quindi il commento obbligatorio, il like è gratuito. Poi, se vuoi subarti, ti vedi le versioni integrali con tutte le minchiate che diciamo e ti fai anche due risate in più, stai supportando anche una buona causa. Grazie Paolo. Allora, io chiuderei e nella chiusura vi dico: riascoltatevi il disco dei Dogo. Quindi alla fine top 3 di canzoni del disco Dogo. Guarda, ti posso dire una cosa, non riesco a skipparne neanche una e scegliere. Normalmente metto in playlist le cose, invece qua secondo me è un'opera proprio integrale. Opera, è una di quelle opere che devi ascoltarti tutte, te la metti in playlist sul CD quando sei uscito, magari ti ascolti le prime tre canzoni, ma poi non è che vai avanti, te li metti indietro e ti ascolti nuovo tutti insieme, perché è veramente in progressione il disco. E, come tutti i dischi dei Dogo, chiunque sceglieva di spezzettarli fondamentalmente era perché non... sto parlando dei primi dischi, però fermi. Poi, fino a penna capitale è giustificabile poi skippare le questo era solo skippare fino allora, a penna capitale era veramente roba figa hardcore. Sì, ma anche se non fosse, non era hardcore, noi la definiamo hardcore. No, bella rappusa, rappusa più che hardcore. Sì, rappusa. Bella rappusa. Perché anche figa. Lì c'è da fare un po'. Perché ecco, non sono mai stati come cult, capito? Ma che volevo dire era che il rap in realtà in quegli anni lì era roba da disagiati, da emarginati sociali, da gente che non si inseriva, comunque da diversi. Club Dogo, essendo comunque che erano a Milano, essendo che erano comunque la moda, già le prime griffe, comunque anche quando si vestivano broke. Si vestivano broke, roba che comunque era il top di gamma nelle marche hip hop. Sì, sì. Non sono mai stati dei puzzoni da centro sociale alla Inoki o alla Barlo. Ok? Fada. E quindi. Qua la fada. E quindi avevano sempre un piede là e uno qua. Capisci? E quindi è sempre stato veramente per la gente, perché? Perché loro erano veramente la gente, erano repusi ma tamarra inside, erano quei milanesi appunto che avevano il fascino per il meridionale malandrino, e quindi il gangster rap era vissuto in quella moda lì, in quel modo lì, no? Per loro stessa missione, sono di buona famiglia e va bene così, non è che dobbiamo essere tutti figli della merda come me, cioè raga, beati voi che avete delle famiglie per bene che non si sono sputtanati i soldi ai videopoker, papà? Grazie. Luca Rossi dice una cosa verissima, infatti il rap è tornato alla grande quando siamo diventati tutti disagiati. Sì. In questo periodo siamo tutti disagiati, tutti. Ed ecco perché sta tornando il rap, ed ecco perché nel 2016 era un po' più tranquilla la situazione, ecco perché. E ha ragione, non avevo mai pensato a questa cosa qua. Bravo Luca. È tornato proprio nel momento in cui avevamo e abbiamo più bisogno di questa roba. Sì. Bravo. Bravo, bello. Bella per il disagio, raga. Ecco, quello che volevo dire. Ho letto prima, e poi chiudiamo. Ho letto prima il ragazzo che dice Crash No Church. Crash No Church, non so come si chiama. Crash Oddio. Car. Ecco. Hey. Scusa, si è sentito? Sì. Ascoltare Gando! Grazie Gando. Ascoltare questo disco del Dogo del 2024 e vedermi post dei vari driller del cazzo mi trigger anche più del solito. L'abbiamo detto all'inizio trasmissione. Ha unito quattro generazioni e dovremmo solo ringraziarli, perché la generazione dei driller del cazzo, come la chiami tu, era quella che diceva boomer, vecchi di merda, non capite un cazzo, siete delle merde, siete troppo vecchi, non potete farle ste cose. E poi adesso si sono riavveduti di questa pure cosa. Rondo rappa, pure Rondo adesso a Rondo, no, in tempi non sospetti, te lo dico da due anni, però, che c'aveva questa attitudine. Per far capire ai fan di Rondo, che ascoltano Rondo perché e gli altri sono vecchi e quindi non sanno un cazzo, Rondo fa le barre, Artifive fa le barre, Tony Boy fa le barre. Vabbè, Tony Boy però è una grande scuola, quindi... Cioè, però le fanno le barre, siete voi che siete scarsi. Ciao! E sono andato a fare gli occhiali. Sono andato a recuperarli proprio per parlare del discorso del fatto che tutti si ascoltano i Dogo. E beh, con la signora del Now, la signorina, non so, alla mia età, forse qualche anno meno di me, fra 4 anni meno di me, avrà 36 anni, che mi guarda e fa: ah, ma fate ancora le recensioni su YouTube? Ho ascoltato il nuovo dei Dogo. Io ci avevo
talmente a caso, io avevo il disco autografato da Don Joe e l'ho comprato in Vianda Fossi perché ero pazza dei Dogo all'epoca e ho scoperto da poco e non c'è... Oh raga, han fatto tornare ad ascoltare la musica gente per cui si era assopita e non la conosce. Cioè questa è un miracolo questo. Miracolo italiano, ragazzi. È un cazzo di miracolo. Guarda, ma non sto scherzando. È una cosa assurda. È come se io non conosco un artista pop che abbia mai fatto ritornare ad ascoltare la musica a qualcuno che l'ascoltava solo per moda mille anni fa. Massimo, Celentano, solo Celentano. Sì, ma adesso se torno a Celentano te ne sbatti perché il ragazzino Thriller non se l'ascolta. No, però... Cazzo, ma quattro generazioni, eh! Sono quattro generazioni! Tre e mezzo, dai, perché l'ultima non è piaciuta a tutti. Ma l'ultima stiamo parlando anche di ragazzini di 13 anni, però non possiamo, certo. Non possiamo calcolarli. E però quattro... 13 anni diciamo... vuol dire che... Dai, 13 anni non hai neanche la coscienza. 13 anni non c'è la musica, c'è solo TikTok. Cioè, ci sono i ritornelli. Capito, quindi non è che possiamo... I ritornelli, non c'è la musica. L'unica roba che potrebbe fare così è se tornasse gli 883, bravo. Bravo. Ma tanto gli 883 sono Max Pezzali, che cazzo devono tornare? Uno dietro che balla vecchio, ma no, dai. Però penso che effettivamente... I Deftones in questo periodo stanno facendo lo stesso, ma i Deftones non hanno mai smesso. Però poi possono tornare, sai chi? Quei coglioni dei Green Day. E dico coglioni solo perché si sono fatti lifting, fanno i punk col lifting a suonare in metro. Sì, ho visto la polemica che hai fatto sotto cosa che non serviva un cazzo. Dai, punk con lifting. Ma che te ne fotta a te? Ma non sono mai stati punk. Ma che cosa? Ma neanche Basket Case era punk. Ma smettila. No, sei te che sei commerciale e pensi che quella roba fosse punk. Ma no, dai. No, però, guarda che... Solo quelli della televisione li chiamavano punk, eh? Mentre c'erano i Green Day, c'erano i No Use for a Name, che erano tre volte più punk. No. Perdonami. Guarda che hai ancora quella mentalità del cazzo da hardliner. Ma l'hai appena detto tu. Erano pop punk, va bene. Però ma guarda che nemmeno i Blink 182 erano punk. Wagyu. Minchia, oh, li ha difesi anche coso. Ma chi, Fede? Cioè, escici e vai ad ascoltarti il concerto. Ma Fat Mike è pieno di cocaina fino a qui, non capisce più un cazzo da 30 anni. Vabbè, ma di che cazzo parla? Oh, ma raga, ma volete veramente riflettere sulle cose? Cioè, la difesa di Fat Mike allora sono punk? No, quello è un cazzo di cocainomane. L'unica roba bella che ha fatto è l'inolium. Perché loro sono passati, sono nati così e sono rimasti così. Non è che erano fortissimi e poi sono come disegno. E poi sono arrivati i soldi e si sono messi a fare l'emo con le scarpette a scacchi. Ma certo, perché poi arrivano i soldi. Ma loro non sono mai stati punk. Mai. No, Basket Case era pop punk. Pop punk, ma va pop bene. Punk non, ma pop punk allora va bene che si facciano i cazzi. È pop punk, perdona. Però vabbè. Ma sei tu che sei deluso perché pensavi chissà che cosa. Ma cosa pensavo? Questa è la tua supposizione. Eh sì, sei andato lì a dirgli, oh, guarda, il fuori il punk. Ma no, ma. Che i punk con lifting. Beh, sì, perché allora è punk anche Avril Lavigne. E allora? No, però se tu sei la Repubblica e mi fai il titolo. Ma la Repubblica che parla di punk? Ma di che cazzo parli? Era il problema se lo facevano agli Stone. Infatti gli ho detto, mica i punk con lifting. Cioè, capisci anche tu? Dai, ciao. Ciao. Fregnona, sì, fregnona. Dove sei andato?